Sto arrivando. Questo è il messaggio che, secondo quanto si crede, Salvatore Legari, imprenditore edile, avrebbe inviato alla sua compagna il 13 luglio scorso, poco prima di scomparire da Modena. Tuttavia, questa ipotesi è condizionata, poiché sembra trattarsi di un messaggio preimpostato che potrebbe essere stato inviato da chiunque al posto dell'uomo. Quella mattina, l'imprenditore aveva incontrato due collaboratori, ai quali doveva ancora una somma di denaro per lavori di posatura svolti per la sua azienda. Tale debito aveva suscitato in Legari una certa preoccupazione, sebbene sembrasse risolvibile in tempi brevi. Nel pomeriggio, infatti, l'imprenditore aveva un appuntamento in una villa di Lesignana, nel Modenese, per incassare un credito di 16.000 euro relativo a una ristrutturazione eseguita dalla sua ditta proprio in quella struttura. Con quei fondi, Legari avrebbe potuto saldare il debito con i due collaboratori e condividere il resto con Doru, il suo socio romeno. Dopo la sua presenza alla villa di Lesignana, il 54enne è misteriosamente scomparso. Per cercare di far luce su quanto accaduto, gli inquirenti hanno avviato un'inchiesta, con l'ipotesi di sequestro di persona, indagando il proprietario della villa, un 37enne di Sassuolo. Questo è un passo necessario nel procedimento giudiziario, che permette all'indagato di nominare consulenti durante le indagini. I carabinieri hanno sequestrato i telefoni e tutti i dispositivi elettronici in possesso del 37enne. Sono state condotte ricerche nei terreni della villa, ma gli scavi non hanno fornito elementi rilevanti, almeno per il momento. Secondo quanto riferito, il giorno della scomparsa, l'imprenditore si sarebbe recato alla villa nel primo pomeriggio, accompagnato dal suo socio romeno, che ha dichiarato: «Quando l'ho sentito alle 14:15, mi ha detto: sono qui, faccio due conti, ci sentiamo dopo. Io ho finito di lavorare alle 17 e l'ho richiamato. Non mi ha mai più risposto». È una circostanza estremamente inquietante, poiché, come riportato dai familiari, Salvatore era solito rispondere sempre al telefono. Quando non poteva rispondere, si sforzava di richiamare al più presto possibile. Le tre sorelle dell'imprenditore sono preoccupate e temono che sia accaduto qualcosa di grave. Una delle sorelle, Nunzia Legari, ha sottolineato che, conoscendo bene il fratello, non si sarebbe mai allontanato così improvvisamente senza dare spiegazioni a nessuno. Anche il figlio Nicolas è molto preoccupato, dato che aveva un appuntamento programmato con il padre a Reggio Emilia proprio la sera in cui è scomparso. Il giovane ha dichiarato: «Mio padre è sempre stato una persona spensierata, allegra e allo stesso tempo sempre pronta ad aiutare gli altri. Due settimane prima della sua scomparsa, io stesso avevo incontrato l'indagato, ma nulla di particolare aveva attirato la mia attenzione. So che mio padre doveva incassare una certa somma, tra i 15 e i 30.000 euro, e che a sua volta doveva dei soldi ad alcuni lavoratori, ma non mi risulta che da questi siano mai arrivate minacce. Mio padre era sereno. Mi sento di dire che le ricerche sono partite tardi». Nicolas Legari è rappresentato legalmente dall'avvocato Salvatore Milella, amico di lunga data di suo padre. Il legale chiarisce: «Nei giorni successivi alla scomparsa di Salvatore, il figlio è stato insistentemente contattato dai collaboratori ai quali il padre doveva dei soldi». Come interpretare questa sequenza continua di telefonate? L'avvocato ha analizzato anche un altro aspetto che rimane poco chiaro. Il furgone di Legari è stato scoperto 10 giorni dopo la sua scomparsa, parcheggiato vicino alla diga sul fiume Secchia a Sassuolo. Questa località si trova a ben 25 km di distanza da Lesignana, dove l'imprenditore avrebbe dovuto essere quel giorno. È plausibile che sia stato lui a percorrere quel lungo tratto di strada da solo? E soprattutto, quale potrebbe essere stato il motivo del suo spostamento in quella direzione? È possibile che sia stato guidato fino a quel punto da un'altra persona? Il legale solleva un altro interrogativo. Salvatore fumava la sigaretta elettronica, la portava sempre con sé. Per caso all'interno del furgone è stata trovata questa sigaretta?
La presenza di questo oggetto potrebbe dimostrare che a guidare il veicolo quel giorno sia stato proprio Salvatore. In caso contrario, a mio avviso, non è stato lui a portare il furgone fino alla diga. Non capiamo come mai le ricerche siano partite così tardi. Intorno a Salvatore ruotavano tanti collaboratori e fornitori che forse non sono ancora stati sentiti. Salvatore aveva dei debiti perché a sua volta attendeva di essere pagato, ma a parte questa preoccupazione la sua vita era normale. La sua famiglia ha il diritto di sapere che cosa è accaduto e non c'è tempo da perdere. La prefettura ha emesso un appello urgente per chiunque abbia informazioni riguardanti l'imprenditore scomparso, invitando a contattare il numero di emergenza 112. Nel giorno della sua scomparsa, Salvatore Legari indossava una maglietta bianca con la dicitura Montanari Ceramiche, jeans blu e scarpe sportive nere della marca Puma.